pagavano una retta altissima, oltre 1000 euro al mese, e gli anziani parenti venivano maltrattati. Le indagini dei carabinieri di Battipaglia, guidati da Eric Fasolino, hanno fatto emergere dati che lasciano davvero senza parole rispetto all'operazione che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di interdizione nei confronti di 18 persone della struttura Hotel Stella, una casa di cura di Acerno. Per gli indagati è scattato infatti il divieto di esercitare l'attività imprenditoriale, di gestore di comunità per persone non autosufficienti, oltre che la professione di operatore sociosanitario, per un anno. Ma le indagini dei carabinieri proseguono perché gli anziani, circa una trentina, che erano ospitati nella casa di cura, venivano presi a schiaffi, minacciati, strattonati, oltre a non ricevere il cibo sufficiente, per il quale i propri parenti, ignari di tutto, pagavano profumatamente. A quanto pare i responsabili della struttura vietavano addirittura contatti tra gli anziani e i loro parenti proprio per evitare possibili denunce da parte dei malcapitati. Infatti l'uso del bagno era regolamentato con un'assoluta intransigenza e utilizzando modi assolutamente inurbani e offensivi della dignità degli ospiti. Un altro aspetto molto triste riguardava invece le regole alimentari, in quanto dalle intercettazioni è emerso che in un grado gli ospiti ricevevano razioni di cibo non soddisfacenti. Sotto inchiesta è finito il direttore della struttura che insieme agli altri indagati è ritenuto responsabile di maltrattamenti continuati ed aggravati nei confronti di anziani e minorati psichici. Un episodio scoperto dai carabinieri grazie alle telecamere installate che hanno ripreso i maltrattamenti subiti dagli anziani e che assurge agli onori della cronaca proprio nel giorno in cui è giunto il via libera della Camera dei Deputati alla proposta di legge che consentirà l'installazione di telecamere a circuito chiuso in asili oppure strutture socioassistenziali per anziani pubblici e privati, così da contrastare gli abusi che vengono spesso subiti da persone indifese, i bambini, i vecchietti o i soggetti con problemi psichici. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 279 voti a favore, 22 contrari, 69 astenuti e ora passerà al Senato. Il dato sconcertante all'atto dell'esecuzione di ieri, delle misure di ieri, è stato proprio questo. Quello che abbiamo constatato è che alcuni di loro erano totalmente disorientati, non avevano cognizioni di tempo e luogo. Si ricordavano soltanto al momento in cui erano entrati all'interno di questa comunità tutelare, non sapevano in che anno si trovassero, né tantomeno più il luogo dove si trovassero.